Flavio Fazzini. Una bella reazione stasera, né, dopo la partita di ieri, e quella che chiedevano tutti è arrivata. Sì, la cosa più importante era avere una reazione questa sera, ci siamo riusciti al 100%. Ieri è brutta prestazione, siamo andati sotto di 4 gol e poi dopo è stato durissimo provare a ritornare in partita. Questa sera si è invertito un po' il tutto. Sicuramente siamo entrati con il piede diverso questa sera, più concreti, più concentrati, soprattutto in zona difensiva più solidi, e abbiamo visto il risultato alla fine. Può essere un paradosso, anche ieri eravate partiti bene, ma se aveste segnato un gol dopo i primi pochi secondi magari avrebbe cambiato il voto, a differenza di questa sera. Ma sì, chiaro, fai un gol il primo cambio e cambia la partita, il cambio dopo ne prendi tre, come abbiamo fatto ieri contro di loro in casa, e la partita è andata. Questa sera non volevamo avere questi blackout in zona difensiva, ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa tre punti importanti. L'attitudine che ha fatto la differenza rispetto a ieri. È vero che i primi 5-6 minuti ieri erano un po' strani, però 4 tiri, appunto 4 gol, però più grinta, più determinazione stasera comunque, no, credo, Faz. Sicuramente eravamo arrabbiati dopo la brutta sconfitta che di ieri sera ci hanno quasi presi un po' in giro il terzo tempo, comunque erano in giro a fare bella giocata a tutte le parti, e questa sera volevamo sicuramente avere una reazione. Sono d'accordo con voi, ieri sera non penso che l'approccio era sbagliato, però i primi 5-6 tiri abbiamo dato 4 gol a loro, e quando succedono queste cose, magari un po' di sfortuna, un po' di episodi contro, la partita è andata, e questa sera abbiamo più o meno fatto la stessa cosa, abbiamo messo subito dei gol importanti inizio partita e abbiamo fatto vedere che questa sera c'era un'altra squadra sul ghiaccio. Era importante a livello di morale e di fiducia segnare per primi, stasera non sarebbe cambiato niente se avessero segnato loro, cioè dopo la partita di ieri magari vai sotto, stasera cominciano i dubbi, segnare subito quanto aiuta in una partita così, tanto? No, sì, chiaro, è ovvio che anche se questa sera loro avessero segnato dopo il primo cambio sicuramente poteva tornarti in mente quella di ieri sera, però siamo stati noi a metterla dentro per primi, quindi sì, può sicuramente aver aiutato, ci ha dato comunque fiducia, ci ha dato quella spinta in più per poi mantenere un ritmo alto per i primi 40 minuti, poi negli ultimi 20 minuti abbiamo gestito il risultato. Mi è sembrato un Lugano forse più concentrato, più grintoso, andava a raddoppiare su ogni disco, anche alla fine, anche nell'ultimo power play del Ginevra sul 7-2, praticamente non volevate, quasi sembrava quasi che dovevate recuperare il 6-2 dell'andata, per capirci. No, sì, chiaro, quella è più una questione di box play, quest'anno è solido, non c'è niente da dire, il nostro box play sta rendendo tantissimo, abbiamo giocatori come Sanitz, Lajunen, Valker che sono veramente forti in box play, poi abbiamo visto che il Ginevra ha un ottimo power play e volevamo essere super aggressivi, anche questa sera ci siamo riusciti, come ieri sera, e sicuramente gli special teams stasera sono andati bene, ieri ci è mancato un po' power play, però questa sera tutto sommato è andato abbastanza bene. Sei in bella fiducia, no, in questo periodo, un gol ieri, anche se è arrivato così, però un bel gol ieri, lui stasera un assist, tanta partecipazione al gioco, ti senti bene Faz? Sì, chiaro, io so quello che l'allenatore si aspetta da me, portare comunque delle occasioni in zona offensiva, questo è il mio ruolo, sono felice di avere questo ruolo a Lugano, il mio obiettivo è quello di provare a segnare ogni sera. Quest'anno sta andando relativamente bene, comunque dopo questo weekend erano diverse partite che non segnavo, però cerco sempre di lavorare duro, soprattutto in zona difensiva, poi le occasioni in zona offensiva non sono segreto, arrivano prima o poi. Ultima cosa, Sanitz, Vertaggia, Fazzini, sembra una linea perfetta. Sì, chiaro, ci troviamo bene, già anni fa abbiamo giocato assieme, c'è un ottimo feeling, Sanitz è un centro molto, molto intelligente che dà un sacco di rischi, quindi speriamo di continuare così. Grazie, complimenti. Grazie a voi, ciao.